Buongiorno mister, ben ritrovato Alessandro Sovrani, Telestinse Radio Bruno. Ormai non si può più avere pazienza, non c'è più tempo da perdere, bisogna assolutamente mettersi a correre. Sì, anche prima era così. Ovviamente più si riducono le partite, più il tempo è poco. Nulla, abbiamo preparato questa partita per vincerla, ovviamente. E dobbiamo fare di tutto per portare a casa i 3 punti che sono di vitale importanza. Ci si pone il dubbio sulla possibilità o meno dell'impiego di Nainggolan, eventualmente quanto tempo potrebbe mettere a disposizione, e poi se ci spieghi un po' questa scelta del ritiro, se è partita dalla società, se è partita dal gruppo, se è stata condivisa. Ma Raja è stato un bel po' di tempo fermo, è rientrato in gruppo, si è allenato anche un po' a parte questa settimana, un po' col gruppo, quindi sicuramente non hai 90 minuti nelle gambe, questo è certo, però sappiamo anche che tante volte la testa fa molto di più. Lui è un giocatore importante per noi, per le qualità che ha, tecniche, ma anche per quello che riesce a trasmettere ai compagni. Quindi vediamo, insomma, vediamo, ci parlerò e vediamo se sarà il caso di mandarlo in campo, quanto. L'importante è che siano tutti pronti mentalmente per affrontare una gara che per noi è troppo importante. Un allenatore e una società cercano di fare tutto, di non lasciare nulla di intentato. Io non credo ai ritiri punitivi, sono una cosa che non hanno senso, ma lo dico da uomo di calcio che ha fatto il calciatore. Non è una cosa che deve essere punitiva, ma è una cosa che può servire per compattare la squadra, per stare assieme, per mangiare bene, per avere ordine tutta la settimana, ecco. E quindi, siccome in questi momenti qua la società, io sottoscritto, non vogliamo lasciare nulla intentato, facciamo di tutto affinché qualsiasi piccola cosa possa essere utile ad ottenere il risultato che vogliamo. E quindi anche lo stare insieme, anche il concentrarsi di più, rendere ancora più forte l'idea di quella che saranno le partite finali di questo campionato, l'obiettivo che ci poniamo, controllare i pasti, stare assieme, mangiare bene, sono tutte cose che possono essere un valore aggiunto. E quindi, ripeto, non vogliamo lasciare nulla intentato, è stata una cosa che ho voluto io, che ha voluto la società e che ovviamente i giocatori hanno condiviso, perché sarebbe strano se non capissero il momento, e quindi è giusto che sia così, e siamo stati assieme volentieri, ma era una cosa da fare al di là poi dei risultati negativi. Magari sarebbe stato così anche in caso di un risultato positivo contro il Sud Tirol, perché questi sono momenti in cui devi fare di tutto. E questa può essere una buona strada, una cosa utile, non punitiva, utile. Buongiorno mister Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita. 2 settimane di sosta che forse sono cadute un po' a fagiolo, visto la SPAL che arrivava da una brutta sconfitta. Ecco, cosa avete fatto queste 2 settimane? Su cosa avete lavorato? Sono servite appunto per ritrovare quella forza morale e fisica che serve per affrontare questa volata finale? Ma dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, sicuramente sono servite, perché quando un allenatore ha a disposizione più giorni per lavorare, ovvio che è ben gradito. Puoi stare di più sul campo, puoi forzare un pochino di più l'aspetto metabolico, fisico, cerchi di, nei limiti del possibile, perché ovviamente quando arrivi a fine anno non è che puoi fare miracoli, però sicuramente qualcosina in più abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanto sui concetti base su cui costruire una vittoria, provare a costruire una vittoria. Quindi sicuramente dal punto di vista tattico abbiamo lavorato tanto,
Però ovviamente la risposta va sempre al campo. Io mi aspetto innanzitutto, come al solito, un impatto giusto in questa gara dall'inizio e qualcosina in più dal punto di vista della pericolosità, dell'attacco alla porta, dei gol. Questo sicuramente sì, commettere meno errori soprattutto di disattenzione, non errori tecnici, perché gli errori tecnici ci possono stare, anzi ci stanno nel calcio, ma soprattutto errori di concetto, errori di deconcentrazione, di mancanza di attenzione, ecco, questo sì. Ecco, vorrei chiedere ancora anche due parole sull'avversario di domani, sulla Ternana che verrà a Ferrara, e poi ancora una cosa sul ritiro, perché è stato pensato proprio adesso e magari non prima, perché la squadra comunque forse ne avrebbe avuto bisogno anche un paio di settimane prima. Ma dipende come viene interpretato un ritiro. Ripeto, io non cioè il ritiro punitivo non ha ragione di essere, a meno che è un gruppo scellerato che fa cose che non si devono fare, ma no, questo è un gruppo sano, un gruppo che si allena bene, che fa, per quanto ne sappiamo, vita regolare, quindi non è stato un ritiro punitivo, ma non è detto che poi il ritiro possa essere sempre premiante, perché ci sono i pro e i contro di un ritiro. Però arrivato a un certo punto abbiamo pensato che fosse necessario anche questo. Ripeto, come e sottolineo quello che ho detto prima, non è il fatto di perdiamo, andiamo in ritiro, no, andiamo in ritiro perché se possiamo stare insieme di più, se possiamo lavorare meglio, se possiamo mangiare meglio, se possiamo riposare meglio, può tornare utile per la partita che viene, tutto qua. La Ternana è una squadra con giocatori importanti, ha avuto un bel inizio di campionato, poi si è persa un pochino, ma comunque ha giocatori di valore, ma noi domani dobbiamo pensare a noi stessi, al di là di chi ci sia davanti, noi domani dobbiamo vincere e basta. Buongiorno mister, Marcello Ferrone, Estense.com. Ecco, in queste due settimane, come ha sottolineato, sono state importanti per poter lavorare con la squadra. Ecco, lei spesso ha sottolineato che dal punto di vista mentale comunque poi la risposta la può dare solo il campo il sabato o la domenica in partita. Da un punto di vista fisico e di atteggiamento, come ha trovato la squadra, comunque ha potuto lavorare recuperando anche tanti infortunati in queste due settimane, e se comunque anche l'atteggiamento e la voglia di fare bene anche in allenamento comunque sono rimasti mutate, non sono comunque state condizionate dagli ultimi risultati negativi. Quindi come ha trovato la squadra da questo punto di vista in queste due settimane? No, la squadra ha lavorato bene, ovvio che il morale non può essere alto, ma quando inizia l'allenamento fino alla fine la squadra ha lavorato sempre bene col massimo impegno. Ho chiesto grande concentrazione, perché secondo me se ti alleni concentrato alleni anche la concentrazione della partita, e quindi questa è una richiesta che ho voluto fortemente, che voglio sempre dai miei gruppi. E come ho detto prima, è ovvio che un allenatore, se ha tempo di lavorare, può fare molto di più, però è anche vero che soprattutto in questi momenti tu puoi fare tutti i lavori che vuoi, ma il primo aspetto, quello che non deve mancare, è l'aspetto mentale, quello della voglia di vincere, la voglia di non prendere gol, dell'attaccamento, della voglia di ottenere a tutti i costi un risultato, di mettersi, di saper fare una partita anche sporca, di capire la partita, i momenti della gara. Ecco, ci vuole un po' di malizia, ci vuole un po' di furbizia, ci vuole un po' di tutto. È ovvio che ci sono giocatori e giocatori, c'è chi ce l'ha di più, chi ce l'ha di meno, ma qualcosa si può allenare anche sotto quel punto di vista. Noi abbiamo cercato di fare anche quello, insomma. Buongiorno mister Bergamini, della Storia del Carlino. Una curiosità, il ritiro è servito anche a lei per conoscere in modo più completo i suoi giocatori? No, nel senso che mi è bastato poco per conoscere questi ragazzi, insomma li sto, ormai sono con loro da un paio di mesi forse, e quindi
li sto conoscendo abbastanza, ma i ragazzi li conosci sul campo da quando gli parli, dalle loro risposte, da come reagiscono, da questi fattori qui. Poi in albergo preferisco che stiano tra di loro, e poi se c'è da fare un colloquio, una parola con un giocatore, quello la faccio sempre, ma la faccio sempre al campo, quindi non è necessario il ritiro per fare queste cose qui. L'incontro con i tifosi può aver contribuito, insomma, a caricare ulteriormente la squadra? Mi auguro di sì. Sono stati giusti nelle parole che hanno detto, sono stati leali, non sono stati aggressivi nella maniera giusta, ecco, aggressivi in senso positivo, nel senso che hanno fatto capire qual è il valore di una Serie B per questa città, per loro, per il tifo in generale, per l'ambiente in generale, e io spero che il messaggio possa essere entrato fondamentalmente nei cuori dei ragazzi, perché poi dal cuore parte tutta la motivazione, no? E quindi sicuramente è un aspetto positivo. So che domani c'è un'ulteriore riorganizzazione per un sostegno importante, questo per me è fondamentale, un'ulteriore dimostrazione di amore che ha il pubblico spallino verso la propria squadra, e solo questo, guarda, non servirebbero neanche le parole, solo questo basterebbe per accendere qualcosa dentro ognuno di noi. E io spero che il messaggio sia passato, spero che al di là di tutto ci possa essere tutta quella forza all'interno di questi ragazzi che possa far sì che si possa fare una corsa in più anche quando si è stremati, e questo è il concetto generale. Adesso Duarte, la nuova Ferrara, buongiorno mister. Lucarelli, che ha già parlato, ha detto che in Serie B le partite si vincono con la resistenza e con la forza mentale. Le chiedo innanzitutto se è d'accordo e se pensa che per la posta in palio di domani la SPAL possa averne di più rispetto al suo avversario. Ma in Serie B le partite si vincono con la forza mentale, nel senso che è un campionato estremamente equilibrato. I fatti dicono che l'ultima può vincere con la prima, ahimè l'abbiamo visto nell'ultima giornata, addirittura fuori casa, anzi non era ultima, però le ultime possono vincere con le prime, chiunque può vincere con chiunque, ed è vero nella misura in cui l'aspetto mentale è prevalente. Quando c'è una partita equilibrata, a volte, più delle volte prevale l'aspetto mentale. Chi è più forte mentalmente, chi regge di più la pressione, chi sa dare di più. Poi ovviamente ci sono anche aspetti tattici, aspetti tecnici e quant'altro, però alla base di tutto ci deve essere quello, perché se no è facile che non riesci a trovare un risultato, anche se sei più forte dell'avversario. Buongiorno mister, Alessandro Landin, lo Spallino. Le vorrei chiedere se può dirci già da ora chi non sarà disponibile per questa partita e se Arena è da considerare recuperato oppure no. No, mancano i soliti infortunati, più sicuramente mancherà Arena. Un'altra cosa che le vorrei chiedere è, dopo questo periodo di sosta nel quale ha avuto anche modo di lavorare di più col giocatore, Contigliano è un candidato autorevole per essere titolare in questa squadra o lo è solo in condizioni di emergenza? No, nel momento in cui un allenatore fa esordire un ragazzo di 18 anni è perché crede in lui, altrimenti non lo farebbe mai giocare o metterebbe un giocatore più grande fuori ruolo. Quindi lui ha giocato perché se lo merita e perché ha dimostrato sul campo che ci può stare, e l'ho dimostrato anche in partita. Ha fatto sicuramente una buonissima partita, considerando il fatto che era l'esordio. Per me ha fatto una partita straordinaria, con le dovute proporzioni, cioè, insomma, voglio dire che considerando l'esordio è stato molto molto bravo. Sai, quando metti in campo un giovane non sai mai cosa ti aspetta, ma perché la regola è quella: tu lo vedi in allenamento e fa cose bellissime, è sempre un elemento, poi con la pressione della partita, l'emozione, poi lui oltretutto è anche di qui e quindi può incidere ancora di più. Devo dire che è stato quello che è in allenamento, ecco. Questo secondo me è un valore aggiunto per un calciatore.
cioè un calciatore che riesce a, a stare sugli stessi standard qualitativi in allenamento quanto in partita è sicuramente un grande segno di personalità, è un grande segno positivo che ha in più per lui stesso. Mi permetto l'ultima, una questione più che una curiosità, diciamo di carattere metodologico se vogliamo. Questa squadra non riesce a rimontare gli svantaggi, è chiaro che nei piani partita c'è l'idea di non prendere gol, di essere sempre attenti, precisi, di non concedere niente, ma si può lavorare su questo aspetto? Cioè c'è un modo per indurre la squadra a non scoraggiarsi, demoralizzarsi, non uscire dalla partita in un certo senso quando prende gol? Perché è vero, a Bolzano non è successo questo nei fatti, però questa squadra ha una difficoltà in questo senso e i numeri stanno lì a dirlo. Sì, i numeri sono quelli, è anche vero che il più delle volte non è una squadra che ha mollato, è una squadra che magari non è riuscita a recuperare un risultato, ma non è raramente è stata una squadra che ha abbandonato il campo. È successo un paio di volte a Cosenza sicuramente, però in altre circostanze quando siamo andati sotto anche con il Frosinone o la squadra ha sempre provato a reagire. Però è inutile che ci nascondiamo dietro a qualcosa che non esiste, cioè la Spal è una squadra che in questo momento è ultima in classifica, dei motivi ci sono, perché se no non sei ultima in classifica, quindi è una squadra che ha dei limiti e che stiamo cercando in tutti i modi di colmare. Non c'è tempo, abbiamo molta fretta di farlo, però allo stesso tempo è una squadra che paga in questo momento un aspetto mentale che è naturale, è normale per una squadra che non doveva essere lì e si trova sotto. E quindi il fatto che non riesce a recuperare i risultati, cioè non è che questa è una squadra che fa 5 gol a partita allora deve recuperare i risultati, già facciamo fatica a segnare, figuriamoci se andiamo sotto, cioè inutile nascondersi, è la verità. Quindi il concetto è che dobbiamo cercare in tutti i modi di non subire, in tutti i modi di sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, perché anche a Bolzano abbiamo avuto le nostre chance. Ci vuole anche un po' più di furbizia, ci vuole anche un po' più di scaltrezza, cioè, faccio un esempio, se in quell'azione del primo tempo Fett avesse tirato di punta avrebbe fatto gol o comunque avrebbe tirato in porta, invece no, ha fatto un tocco in più, ecco. E facciamo un po' di fatica a arrivare lì, ma quando ci arriviamo ci sono squadre che arrivano meno di noi ma fanno più gol di noi, ecco, questo è un po' il concetto. Quindi dobbiamo essere un po' più furbi, scaltri e aggiungo cattivi quando ci arriviamo, perché tante volte abbiamo le chance ma non le sfruttiamo.